Attenzione a quello che sta accadendo. Se pensate che il fatto dell'Eufrate riguardi solo gli stati del vicino Oriente, vi sbagliate di grosso. Anche noi sentiremo le conseguenze di questo drammatico sviluppo su noi stessi e la nostra famiglia e comunità. Cosa sta succedendo in questo fiume? E cosa c'entra la Bibbia in tutto questo? Restate sintonizzati perché insieme a noi scoprirete le risposte a queste domande. Prima di continuare, sappi che ti consigliamo di arrivare in fondo a questo video. Solo così avrai chiara tutta la situazione. Ed in più, alla fine, ti racconteremo un altro fatto collegato molto preoccupante. Quindi, rimani con noi. Vi siete mai chiesti dell'effetto profondo che un singolo fiume può esercitare sul corso della storia, sull'ascesa e la caduta delle civiltà e sull'interpretazione delle sacre scritture? Oggi ci immergiamo in un ampio viaggio per svelare i misteri che circondano l'enigmatico fiume Eufrate. È un fiume che ha nutrito la vita per millenni, ma ora si trova sull'orlo di una catastrofica decadenza. Tuttavia, non confiniamo la nostra prospettiva solo al vicino Oriente. Le ripercussioni di questa drammatica diminuzione si estendono ben oltre i confini nazionali, influenzando non solo i paesi, ma l'intera umanità. Per comprendere appieno l'importanza di questo incombente dilemma ecologico, iniziamo con una comprensione completa del fiume Eufrate. Originario delle maestose montagne del Tauro in Turchia, questo grande fiume è formato dalla confluenza dei fiumi Murat e Karasu presso la diga di Keban. Si estende per incredibili 2,736 km, diventando il fiume più grande dell'intero vicino Oriente. Prima di confluire nel fiume Tigri in Iraq ed infine sfociare nel Golfo Persico, l'Eufrate serpeggia attraverso Turchia e Siria. Per millenni, l'Eufrate ha svolto un ruolo più che vitale. Era un'oasi di vita, consentendo l'agricoltura nelle regioni aride e servendo da linfa vitale per le civiltà avanzate nella culla della civiltà umana, la Mesopotamia. Il suo stesso nome, Eufrat, risale all'antico termine persiano uforatura, che si traduce in buono da attraversare durante la stagione secca. Questo fiume permetteva alle persone di attraversarlo a piedi durante determinati periodi dell'anno, quando il livello dell'acqua scendeva fino a soli 60 centimetri. Tuttavia, il ruolo di questo fiume si è evoluto nel corso dei secoli, passando dall'essere solo una fonte di sostentamento a una fonte di contesa. Dagli anni 70, la costruzione di numerose grandi dighe è diventata l'epicentro delle dispute politiche. L'installazione di dighe da parte della Turchia nell'Alto Eufrate le ha conferito il controllo teorico sul flusso del fiume, suscitando comprensibile frustrazione in Siria e Iraq, entrambi fortemente dipendenti dalle sue acque vitali. Tensioni simili si sono acuite quando la Siria ha eretto il colossale lago Assad, aggravando ulteriormente la già grave crisi idrica in Iraq. Gli esperti hanno lanciato l'allarme riguardo all'estrazione incontrollata dell'acqua, con un sorprendente 90% della regione già influenzato dall'attività umana. La pianura alluvionale della Mesopotamia, un tempo culla di civiltà avanzate e luogo di nascita della scrittura, ora giace quasi arida. Prima di continuare, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti adesso ed attiva anche la campanella. Se desideri rimanere ancora più informato, abbiamo un gruppo Telegram in cui forniamo notizie in tempo reale. Trovi il link per accedere in basso nella descrizione. Le ripercussioni della diminuzione del flusso d'acqua
si manifestano in modi diversi. Mentre i contadini turchi anticipano l'afflusso di acqua fresca dai nuovi condotti costruiti sull'Eufrate, diversi campi nell'Iraq meridionale rimangono sterili. Il sostentamento di circa 60 milioni di persone nella regione richiede la cooperazione tra Turchia e Iraq per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Purtroppo, le precedenti lotte sulla distribuzione dell'acqua non hanno portato a soluzioni equilibrate. Il progetto ambizioso della Turchia nella regione del sud-est dell'Anatolia, che prevede la costruzione di 20 dighe sui fiumi Eufrate e Tigri, mira a potenziare la produzione di energia idroelettrica e l'agricoltura locale, eliminando la dipendenza da pozzi remoti. Tuttavia, queste ambizioni sono accolte con trepidazione, poiché ogni goccia deviata dalla Turchia equivale a una perdita per l'Iraq, una nazione fortemente dipendente da questi fiumi per il suo approvvigionamento idrico. La situazione attuale in Iraq può essere ricondotta a una previsione drammatica fatta nel 2014 dal ministro delle risorse idriche iracheno. Ha avvertito con fervore che l'approvvigionamento idrico nazionale presto sarebbe diventato insufficiente rispetto alla domanda a causa della scarsità d'acqua, con conseguente calo del 20% nella produzione alimentare entro il 2035. Purtroppo, le circostanze attuali sembrano confermare questa cupa profezia. Mentre i laghi si prosciugano e le colture appassiscono, questi potrebbero essere solo i precursori di un futuro molto più devastante. La domanda persistente è perché l'Iraq e la Turchia non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla distribuzione dell'acqua dell'Eufrate. L'Iraq insiste fermamente su un'allocazione fissa, mentre la Turchia sostiene che, a causa degli imprevedibili effetti del cambiamento climatico, non può impegnarsi a una specifica erogazione d'acqua. Ma qui il nostro esplorazione prende una svolta preoccupante. Potrebbe esserci una connessione intricata tra il declino del fiume Eufrate e le profezie bibliche, in particolare quelle contenute nel libro dell'Apocalisse? Nella Genesi della Bibbia, il giardino dell'Eden è descritto come un luogo con un fiume che si divide in quattro: il Pison, il Gihon, il Tigri e l'Eufrate. Alcune speculazioni collocano questo paradiso biblico nell'Iran settentrionale o nella città sumerica di Eridu nell'Iraq meridionale. Indipendentemente dal dibattito geografico, una cosa rimane inequivocabile. L'Eufrate, che un tempo serpeggiava attraverso il mitico giardino dell'Eden, ora affronta una crisi esistenziale dovuta all'uso intensivo da parte di Turchia, Siria e Iraq. Negli ultimi 40 anni le acque del fiume sono diminuite del 40% e gili esperti prevedono che questa tendenza preoccupante si intensificherà con la persistenza del cambiamento climatico. Approfondiamo ulteriormente questa affascinante connessione biblica. Nel libro dell'Apocalisse, tradizionalmente attribuito a Giovanni l'Apostolo, si svolge una serie di eventi apocalittici. Quando il sesto angelo riversa la sua coppa sul grande fiume Eufrate, le sue acque si asciugano, creando un percorso per i re dell'Oriente. Questo passaggio ha affascinato l'immaginazione di molti studiosi e teologi nel corso della storia. Potrebbe essere che il preoccupante declino del fiume Eufrate si allinei con questa profezia biblica? La sequenza di eventi in Apocalisse, scatenata dalle azioni dei sei angeli, include guerra, carestia, malattia e disturbi cosmici, tra gli altri. Mentre l'umanità si confronta con queste prove, un gruppo selezionato di 144.000 individui giusti viene segnato e protetto.
L'azione del sesto angelo, l'asciugamento dell'Eufrate, serve come momento cruciale in questa narrazione apocalittica. Il declino del fiume Eufrate non è solo una crisi ecologica, è un complesso intreccio di politica, cambiamento climatico e l'affascinante possibilità che le profezie bibliche si stiano materializzando sotto i nostri occhi. Il destino di questo potente fiume, che ha scavato il suo corso attraverso le pagine della storia, è in bilico, e con esso il sostentamento di milioni di persone. Le dispute sulla distribuzione dell'acqua persistono e le conseguenze sono gravi, in particolare per l'Iraq, dove la scarsità d'acqua minaccia la produzione alimentare e la stabilità economica. La connessione biblica, sebbene speculativa, aggiunge un ulteriore strato di complessità a questa crisi, costringendoci a riflettere se antiche profezie stiano effettivamente prendendo forma nel nostro mondo contemporaneo. Mentre contempliamo il futuro dell'Eufrate e le sue implicazioni di vasta portata, una cosa rimane inequivocabile. Trovare una soluzione a questa crisi è di primaria importanza. Richiede la collaborazione internazionale, la gestione sostenibile delle risorse idriche e un impegno collettivo per proteggere non solo un fiume, ma la storia e il futuro delle regioni che attraversa. Prima di salutarci, c'è una profezia terribile della Vergine Maria sulla guerra in Israele. È qualcosa di assurdo e molti esperti stanno studiando la faccenda. Clicca nel video che è apparso sullo schermo per scoprire tutto ora.